Fuori classe di Malcolm Gladwell. Questo è un libro di cui ho già parlato nelle pillole passate tanto 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 tempo fa ed è un libro che a me ha colpito tanto perché mi ha dato, diciamo, delle conferme. Ero alla ricerca di conferme e lui me le ha date. Malcolm Gladwell in questo libro teorizza la regola delle 10.000 ore, ovvero il talento non importa, quello che conta è la pratica. Se noi facciamo 10.000 ore di pratica diventeremo dei maestri e dei fuoriclasse in qualunque settore, non importa il nostro talento, ovviamente superando i limiti fisici, nel senso che se purtroppo siamo molto bassi e vogliamo giocare a basket abbiamo effettivamente dei limiti fisici, ma tolti questi estremi chiunque di noi può raggiungere qualunque obiettivo lui voglia semplicemente con la pratica. Nel libro sono riportati tantissimi tantissimi esempi, come ad esempio i Beatles, che sono stati scartati perché non erano abbastanza bravi, si sono trasferiti a Amburgo, se non ricordo male, e si sono trovati costretti a suonare tutte le sere per tante tante ore, per tutte le sere. E in un anno avevano suonato per così tante ore quanto un musicista professionista praticamente fa per tutta la vita. Inoltre non suonavano sempre gli stessi pezzi, ma dovendo lavorare, tra virgolette, suonare per così tante ore ogni giorno, erano costretti ad improvvisare e a suonare pezzi nuovi. E quando tornarono a casa, chi li incontrò disse che non sembrava nemmeno lo stesso gruppo di quando era partito, da quanto erano diventati bravi. E tutto questo semplicemente grazie alla pratica. Ci sono poi tanti 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 esempi. Viene parlato di pratica deliberata, nel senso che se noi andiamo in bicicletta per 10 ore al giorno, questo non significa che impareremo ad impennare. Perché? Perché servirà una pratica diversa. Quindi è importante non solo cosa facciamo in linea generale, ma anche proprio nello specifico. Perché spesso si tende a considerare una grandissima quantità di pratica in una singola cosa, ma poi non si va a cercare di migliorare sotto determinati aspetti. Infatti c'è una frase molto carina che più o meno rappresenta questo, ed è un qualcosa del tipo: tu non hai 10 anni di esperienza, hai un anno di esperienza ripetuto 10 volte. Riferito a quelle persone che sono tanti anni che fanno sempre le stesse cose senza però mai ampliare il loro raggio di azione. E quindi effettivamente i risultati poi non si vedranno quanto se ne potrebbero vedere in altri modi. Viene poi descritto quello che lui chiama vantaggio cumulativo, e per farlo viene raccontato uno studio fatto sui giocatori di hockey, se non ricordo male della Danimarca o del Canada, dove praticamente cosa succede? Questo: i ragazzini di una squadra di hockey giocano, alcuni saranno titolari e alcuni saranno panchinari, e fin qui è tutto normale. Il problema è che quelli più bravi giocheranno più spesso, giocando più spesso diventeranno più bravi. Poi cosa succede? La scuola fa dei ritiri per i migliori giocatori, i migliori giocatori di tutta la scuola quindi vengono presi e gli viene data l'opportunità di fare ulteriore esperienza, e quando tornano questi sono ancora più bravi, e insomma si crea un effetto catena di vantaggi cumulativi, come lui li chiama, che grazie a un piccolo vantaggio che si ha all'inizio si creano una serie di opportunità che incrementano sempre di più questo vantaggio, e nell'arco di una vita questo vantaggio diventa incolmabile. Quindi due ragazzini che avevano praticamente le stesse probabilità di diventare dei campioni, nell'arco di anni questa opportunità scompare completamente, perché questo veramente minuscolo vantaggio iniziale gli apre una serie di opportunità che li porta a fare molta più pratica e migliorare sempre di più. Quindi, per concludere, Gladwell sostiene che il talento non esista. È vero, possiamo avere un vantaggio, un piccolo vantaggio iniziale più o meno grande, ma poi quello che fa veramente la differenza nel lungo periodo è la pratica. A parità di condizioni, quindi senza avere questi vantaggi che ad esempio hanno i giocatori di hockey facendo questi ritiri speciali per migliori giocatori, che quindi aumenta ancora di più la differenza tra i due atleti dalla situazione iniziale, a parità di condizioni questo talento nel lungo periodo viene completamente annullato, annientato. E ciò che conta davvero è solamente la pratica. Viene poi introdotto anche il concetto di pratica deliberata, ovvero concentrarsi a fare le azioni giuste. Anche questo è un altro concetto che ti riassumo molto brevemente. Se noi andiamo in bici, tu pedali 10 ore al giorno, io pedalo 5 ore al giorno e le altre 5 ore al giorno provo ad impennare, io imparerò anche ad impennare, tu no. Nonostante entrambi, da fuori potrebbe sembrare che abbiamo fatto 10 ore di allenamento tutti e due. Non è così, perché uno ha fatto una pratica deliberata. Ed è poi quello che fanno i campioni negli allenamenti. Viene fatto l'esempio di giocatori di basket che quelli più talentuosi, o meglio considerati più talentuosi, quando sbagliavano un colpo si concentravano su fattori interni, del tipo: ah, non ho piegato bene le gambe. Tiravano di nuovo piegando bene le gambe. Sbagliavano ancora il colpo, cosa ho sbagliato? Ok, non ho tenuto il polso abbastanza morbido. Ritiravano tenendo il polso morbido. Quindi cercavano l'errore in fattori interni, in qualcosa che dipendeva da loro. Quelli meno talentuosi, o meglio considerati meno talentuosi, davano la colpa a fattori esterni. Tiravano, non facevano canestra, oggi non sono in forma.
tiravano di nuovo, non facevano canestro, eh sì, oggi non sono in forma, sono stanco. E quindi non cercavano di migliorare, non cercavano di fare questa pratica, tra virgolette, deliberata per migliorare ogni singolo movimento, che nel lungo periodo si trasformava in un miglioramento importante. E di conseguenza i giocatori che erano ritenuti di talento non era per il fatto che avessero talento, ma era solo per una condizione mentale, un ragionamento mentale. Quindi questo è un libro che io consiglio, non è sicuramente uno dei primi libri che consiglierei a chi vuole approcciarsi a questo, però se è un argomento che interessa, sicuramente è una bellissima lettura, altrimenti non voglio fare il fenomeno, però i concetti in maniera molto breve sono quelli che ho detto adesso in questa pillola. Ovviamente sono spiegati in maniera molto migliore, più approfondita, ci sono una marea di esempi per confermare ovviamente la sua tesi, però il punto è proprio questo: il talento non esiste, quello che conta è la pratica. E io sono assolutamente d'accordo su questo, perché se guardo me quando ero ragazzino, quando ero un bambino, ero veramente l'ultimo della classe a fare tutto, e negli anni crescendo poi sono diventato praticamente il fenomeno, ero quello che ero bravo a fare tutto. Ma perché? Perché facevo tantissima pratica. Se iniziavo a fare uno sport, mi intrippavo, i miei amici si allenavano 2 ore al giorno e me ne allenavo 10. Andavo in palestra, poi andavo a casa, mangiavo, mi allenavo di nuovo, andavo a correre la sera e facevo praticamente 5 volte la pratica che facevano loro, e poi ovviamente diventavo più bravo. Quindi diciamo che sono stato portato a ragionare come Malcolm Gladwell, proprio perché io partivo, tra virgolette, da sfavorito, però grazie alla pratica superavo i miei compagni. Quindi assolutamente ho la stessa sua idea. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, nel libro vengono riportati esempi molto carini, come ad esempio la storia di Bill Gates, che per puro caso, veramente, gli si sono incastrate una serie di condizioni non fortunate, non uniche, di più, per la quale lui è riuscito a diventare poi quello che è oggi, cioè è riuscito a creare Bill Gates, ma del tipo che era nell'unica città che aveva un'università con a disposizione un computer. Lui frequentava questa università. Per puro caso c'era la possibilità di utilizzare, grazie ad un bug, il computer della scuola, quindi aveva accesso al computer, aveva iniziato a fare pratica. Una persona aveva poi bisogno di qualcuno che aveva le sue competenze, che aveva sviluppato lavorando con questo computer, per lavorare in un'azienda, quindi è andato in questa azienda, ha aiutato, ha fatto ancora più esperienza. E praticamente gli si sono incanalate davvero una serie di condizioni che sono veramente più uniche che rare, che gli hanno poi permesso di fondare Microsoft e di sviluppare tutte le sue competenze. Fosse cambiata una sola di quelle variabili e Bill Gates non sarebbe quello che sarebbe oggi, ma anche semplicemente dal fatto di essere nato un anno prima o un anno dopo. E davvero, ci sono alcune cose che effettivamente forse non dipendono da noi, ma in questo libro sono comunque trattate in ogni caso. E come dice qualcuno, ok, essere al posto giusto al momento giusto, ma dobbiamo anche avere le competenze giuste per cogliere il momento giusto. Con questo è tutto, se vuoi condividere le tue opinioni su questo, lasciamelo nei commenti, sono molto molto apprezzati. Io sono Massimo Martinini e ci vediamo domani. Ciao!